Ciao ragazzi, eccoci in diretta come tutte le settimane per le nostre lezioni di diretta appunto. E non è lunedì, ma ovviamente oggi è martedì, non è alle 15, ma l'abbiamo spostata un pochino più tardi oggi per motivi tecnici alle 5 e mezza, ma non cambia niente, siamo sempre in diretta tutte le settimane per cercare di aiutarti a superare brillantemente l'esame di teoria, l'esame di teoria. Come ti ricorderai, la volta scorsa abbiamo iniziato un nuovo progetto dove facciamo sempre 20 minuti di teoria, ma in più vi metto anche le domande che io penso siano quelle più difficili, quelle dove si sbaglia di più, le domande trabocchetto, ok? Quelle che penso siano quelle che si sbagliano maggiormente. Quindi se riuscite a farmi qualche domanda, a scrivermi, se io adesso vi vedo, vediamo se riesco a vedervi, aspetta un attimino. Vediamo se ci colleghiamo. Se ci colleghiamo, ci colleghiamo. Eccoci, ci siamo. Vediamo se ci siamo, ci siamo. Pronto, io sto, mi sentite? Scrivetemi, scrivetemi. Scrivetemi, scrivetemi. Io mi vedo, tu mi vedi? Ok. Allora, stavo dicendo, mi sono anche tutto spettinato, mi dolevano i capelli, non c'entra niente. Quindi abbiamo ricominciato da capo. Come ti dicevo appunto, abbiamo messo questa nuova cosa del tricky question, cioè le domande trabocchetto. Vi farò vedere alcune domande, quelle più significative, quelle che si sbagliano maggiormente, e ovviamente vi darò la soluzione. Siamo dall'inizio, quindi abbiamo ricominciato da capo. La volta scorsa abbiamo visto la classificazione delle strade molto importanti e oggi andiamo a vedere invece la classificazione dei veicoli, anche quella molto 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 importante perché è la base di quello che viene dopo, quindi le velocità, i tipi di patente, quindi sono cose un po' non troppo simpatiche, non troppo divertenti, ma importanti perché sono la base, il primo scalino, le fondamenta di quello che poi andremo a studiare dopo. Quindi è una cosa molto importante fare, non dico bene, non dico benissimo, ma stra benissimo il primo capitolo, è veramente fondamentale, ok? Se avete domande scrivetemi qua sotto, scrivetemi qua sotto, scrivetemi. Scrivete, 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 sto guardando se mi scrivete, un attimo solo. Va bene, allora, come vi dicevo, parliamo appunto di classificazione dei veicoli. Un attimo solo. Quindi andiamo di qua. Chiudiamo un attimo questo, apriamo questo qua, un attimo solo, vediamo se ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, arriviamo, ok. Allora, la prima grossa distinzione da fare chiaramente è distinguere tra i veicoli senza motore e col motore. Quelli senza motore sono pochissimi, li vediamo velocemente. Ovviamente, quali saranno quelli senza motore? Dai, è facile. Sono quelli spinti a braccia, le biciclette che si chiamano in realtà velocipedi e quelli a trazione animale, quindi in realtà sono tre, quindi non ci perdiamo troppo tempo. Li ripeto velocemente, quindi comunque adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio della spiegazione perché questo l'abbiamo già fatto nel primo ciclo, quindi se hai perso la prima video lezione diretta sulla classificazione dei veicoli, vai sul nostro canale YouTube e la trovi. Oggi, stasera, vi do un accenno di questa roba qua e poi andiamo a cercare domande un pochino più difficili, ok? Quindi in maniera molto veloce, veicoli senza motore e veicoli col motore, la prima grossa distinzione. Nei veicoli senza motore cosa abbiamo dentro? Abbiamo dentro la bicicletta, quelli a trazione animale e quelli a braccia, ok? Molto molto semplici. Mentre invece come classificazione dei veicoli a motore qua si apre un mondo intero, un mondo intero, un mondo intero. Si apre un mondo intero perché sono tantissimi, no? Allora, qua per non fare confusione, come ti avevo detto già negli altri video, dobbiamo cercare di schematizzare il più possibile. Cosa vuol dire? Vuol dire se prendi un foglio di carta, una penna e scrivi colonna 1, colonna 2, colonna 3. Allora, dividiamo per categorie, quindi quante sono le categorie dei veicoli a motore?
5, 10, 15, 25, 84? Vediamo chi me le scrive. La domanda è quante sono le categorie dei veicoli a motore. Vediamo se qualcuno me lo scrive. Vediamo se qualcuno me lo scrive. Non lo scrivete? Sono tantissime. Sono tre. Abbiamo ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli. Ok? Eccoli qua. Queste qua sono quelle che dovete imparare non bene, non benissimo, ma strabenissimissimissimo, perché è veramente la base di tutto. Quindi ripetiamo le categorie, le scatole, le famiglie, chiamalo come vuoi, insomma, sono tre cose diverse che contengono altre cose. Quindi i tre contenitori grossi sono: uno, ciclomotore; due, motoveicolo; tre, autoveicolo. Ok, sono tre, non puoi sbagliare, sono tre, non devi sbagliare. Ok, dentro i ciclomotori cosa c'è? Ci sono i ciclomotori, però il ciclomotore come faccio io a definirlo? Come faccio a capire che quello è un ciclomotore? A parte il numero delle ruote, che può essere 2, 3 o 4 ruote, quindi può avere 2, 3 o 4 ruote il ciclomotore, le caratteristiche tecniche sono queste: la velocità massima 45 km all'ora, la cilindrata massima è 50 cc e la potenza 4 kW. Ok? Basta, tutto qua. Altra grossa categoria, motoveicoli, dove c'è dentro che cosa? Motocicli, motocarrozzette, tricicli, quadricicli non leggeri e basta. Ok? Ultima categoria, quella più grossa ancora, autoveicoli. Dentro l'autoveicolo c'è il mondo dentro l'autoveicolo. E c'è dentro praticamente che cosa? L'autovettura, la macchina, quella che vogliamo guidare noi. L'autocaravan, quello che chiamiamo camper. L'autocarro, quello che noi chiamiamo camion. L'autobus, che chiamiamo autobus. E il trattore stradale, attenzione, il trattore stradale non è qualcosa che va nei campi di grano, non c'entra una massa di niente. Il trattore stradale è quello che tira il semirimorchio e forma l'auto articolato, ok? Trattore stradale. Poi abbiamo le macchine agricole, e invece questa non è quella che va nei campi, e poi le macchine operatrici, e poi abbiamo anche i complessi veicolari, autosnodato, autotreno, autoarticolato. Quindi c'è dentro il mondo, ok? Benissimo, ve li faccio vedere velocemente, tanto per darvi un'infarinatura. Ok, quindi tornando alla prima categoria, prima scatola, prima famiglia, dagli il nome che vuoi tu, basta che riesci a mentalmente a dividerli e metterli dentro in queste scatole. Quindi prima scatola grossa, ciclomotore, che può avere 2, 3 o 4 ruote. Se ha 3 ruote si chiama anche triciclo leggero. Se ha 4 ruote, quadriciclo leggero, la parola leggero è molto importante. Caratteristiche tecniche: velocità massima 45, cilindrata massima 50, potenza massima 4 kW. Ok? Facile, easy. Poi, motoveicolo, altra grossa scatola, altra grossa famiglia, altra grossa categoria. Cosa c'è dentro? Motociclo, la moto brum brum, motocarrozzetta, triciclo, quadriciclo non leggero, con la carrozzeria chiusa e con la carrozzeria aperta, il famoso quad. Quindi anche se ha quattro ruote va dentro nei motoveicoli. Ok? E ultima categoria, abbiamo detto autoveicoli. Adesso ci arriviamo, dove è finita? Eccola qua. Gli autoveicoli, prendendoci dentro il mondo, c'è dentro il mondo, c'è dentro tantissime cose, quelle più importanti, però dobbiamo sapere anche le altre. Comunque, velocemente, cosa abbiamo dentro? L'autovettura, la nostra macchina, quella che porta al massimo 9 persone, 9, 9, non 4, non 5, 9, autovettura fino a 9. L'autocaravan, che noi chiamiamo camper, ma si chiama autocaravan. L'autocarro, quello che noi chiamiamo camion, ma si chiama autocarro. L'autobus, quindi, che trasporta persone in numero superiore a 9. Il trattore stradale, questo qua, come ti dicevo prima, non c'entra niente con le macchine agricole. Il filobus, che è semplicemente un autobus attaccato alla corrente. Ok? E poi cosa abbiamo dentro? Anche i complessi veicoli, le macchine agricole, le macchine operatrici, e c'è un sacco di robe, macchine agricole, eccole qua. E
Eccole qua le macchine agricole, ok? Poi le macchine operatrici, tipo l'escavatore, lo spazzaneve, questa roba qua, ok? Perfetto. Allora, adesso veniamo nella parte nuova, quindi adesso abbiamo fatto una velocissima ripassata di quali sono e adesso vediamo se riusciamo a capirci qualcosa qua dentro. Allora. Vediamo allora. Apriamo qua. Ah, per chi sesamo. Ok. Vediamo cosa si apre. Vedete? Quindi le trick questions. Classificazione dei veicoli. Allora, io vi ho tirato fuori le domande quelle più che si sbagliano maggiormente, no? Vediamo se c'è. Eccola qua. Prima domanda che si sbaglia molto spesso. Le macchine operatrici possono circolare ad una velocità superiore a 50 km all'ora. Allora, le macchine operatrici intanto dove le mettiamo? Abbiamo messo, ci ricordiamo le scatole, quali erano? Erano tre le scatole, giusto? Ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli. Queste macchine operatrici, dove le metterò secondo te? Me lo scrivi? Non vedo le risposte io, Jessica. Jess, tu le vedi? No, ok, benissimo. Non vediamo le risposte. No, non queste qua, qua dentro dico io. Allora, Su YouTube. Mi state scrivendo? Stiamo scrivendo? Vuoi continuare? Allora, questa domanda ovviamente era falsa. sappiamo. Lo sappiamo perché era falsa, perché le macchine operatrici come le macchine agricole, ce ne sono due tipi in realtà, c'è quella cingolata e quella gommata. Quelle cingolate al massimo possono andare a 15 e quelle gommate al massimo a 40, quindi qua era 50 e che dire quindi che è falsa, ok? Sento l'eco, mi sento, scrivete, state scrivendo? Qualcuno scrive? Non scrivono, non scrivono, non si vedono. Va bene, stiamo ancora un attimo cercando di mettere a punto due o tre cosine, però l'importante è la strada, poi raggiungeremo l'obiettivo. Senti, senti come parlano. No, non ti dicevo, c'è la presentazione, non si vede. Va bene. Vai avanti così, però poi Sì, tanto adesso. sistemeremo ovviamente. Allora, sempre macchine agricole che fanno sempre parte della categoria, abbiamo detto autoveicoli, grandissimi, bravi, faccio finta di aver risposto giusto, bravi, ok. Macchine agricole possono essere semoventi o trainante, c'è scritto già vero e quindi è vero, nel senso che possono essere o trainate o semoventi che si possono muovere anche da sole, ok. Vediamo un po' adesso cosa mi fa vedere qua. Questo abbiamo già risposto, vero. Poi, altra domandina, vediamo cosa viene fuori adesso. I motocicli hanno cilindrata superiore a 50 cc. Vero o falso? Vero o falso? True or false? La facciamo pure in inglese? Ovviamente è vero. È vero. Perché fino a 50 li mettiamo nella categoria ciclomotori, quindi era vero. Bravo, risposto giusto, bravissimo. Andiamo un'altra domanda. Altra domanda. L'autoveicolo è un qualunque veicolo a motore. Dai, questo provate a rispondere voi, vediamo se io riesco a vedervi da qualche parte nel frattempo. Vediamo se vi vedo. Questa domanda è un pochino più tricky question, perché si sbaglia abbastanza spesso. Quindi l'autoveicolo è un qualunque veicolo a motore. Già qua c'è una parola che mi dovrebbe mettere in allarme. Qualunque, qualunque, qualunque. No, assolutamente è falso! È falso, è falso, è falso. Vediamo di fare ancora un'altra domanda.
Vediamo cosa viene fuori adesso. Le autovetture possono avere motore elettrico. Beh, adesso di questi tempi direi che lo sapete, quindi questa è abbastanza semplice. True. Ok. Vediamo adesso cosa viene fuori. Le macchine agricole a ruote o a cinguli possono circolare su strada per il trasporto di prodotti agricoli per conto delle aziende agricole e forestali. La rileggo. Le macchine agricole, quelle che vanno nei campi, che abbiamo detto possono essere di due tipi, con i cinguli o con le ruote, quindi cambia la velocità, ti ricordi? Con i cinguli massimo 15, con le ruote massimo 40. Possono circolare su strada per il trasporto di prodotti agricoli per conto delle aziende agricole e forestali. Vero o falso? Vero, ma ovviamente devono essere omologate, ok? Altra domandina, vediamo cosa viene fuori adesso. Vediamo. L'autocarro è un autoveicolo. Allora, l'autocarro è il camion, giusto? Benissimo. Adesso che ho visualizzato di cosa sto parlando, cosa mi hanno chiesto, dove lo metto, in quale scatola lo metto, in quale contenitore lo metto, quanti erano i contenitori, ti ricordi? 3. Ciclomotore, motoveicolo, autoveicolo. Dove lo metto l'autocarro? È ovvio, dove lo metto? Nel autoveicolo. Quindi la risposta è vera. Ok, perfetto. Ultima domanda che facciamo oggi, vediamo cosa c'è adesso, vediamo. I motocicli sono veicoli a motore con più di due ruote. Motocicli sono veicoli a motore con più di due ruote. Che diresti tu? Vediamo. Ovviamente è falso. Ok, va bene. Torniamo un attimo invece in di qua. Ok ragazzi, spero che questo esperimento di questa nuova tecnica vi sia piaciuta. Dovevo ancora aggiustare qualcosina con le, perché non riesco a vedere i vostri commenti in questo momento, quindi non so se state scrivendo, se rispondete bene, se rispondete male, cosa fondamentale, perché io vorrei in qualche maniera fare finta che voi siate qua di fronte a me, no? Come se foste in classe con me. Lo scopo di queste lezioni è avervi qui anche se non siete qui, Quindi lo spettacolo della tecnologia è questo, usare la tecnologia per arrivare dappertutto. Quindi adesso metteremo a posto anche questa interazione. Voi comunque seguitemi sempre, tutte le settimane. Se avete domande, dubbi, scrivetemi o qua, oppure anche scaricate l'app Quiz Patente Guide Vai, vi collegate all'autoscuola Govone e una volta collegate potete parlare con me tutte le volte che volete, ok? Quindi mi scrivete una domanda, qualsiasi cosa, non ho capito, ma anche nella pratica, cioè come funziona la frizione, non mi ricordo a cosa serve il cambio, non mi ricordo, scrivete che io vi rispondo, ok? Ci vediamo alla prossima e a settimana prossima, tra poco è Natale, quindi prepariamoci anche al Natale. Ciao!